Guarda, guarda mio figlio! È steccato a terra! Stecchito, poverino! Raga, questo è pazzo. Che stai facendo? Oddio! Ronaldo, ma sei pazzo, tipo! C'ha la pistola puntata addosso! Si spara! Sei fottuto! Togliamo le armi, abbassa le armi e risolviamo alla vecchia maniera, un po' come si faceva nei Fight Club. Fatti sotto, vieni qui! Attenzione, ragazzi! Ronaldo sta picchiando duro! Oh mio Dio! Un sinistro! Un calcio dietro l'altro! Oh, ma che diavolo! Oh, oh, oh! Ciao a tutti, pagliacci e pagliacce, qua è Amegozzo e ben ritrovati a tutti quanti su questo nuovo video che sembra che ogni volta che non carico video sembra per me passa un anno. E benvenuti su questo nuovo video, ragazzi. Lo sapete che sto avendo difficoltà, la mia tappa ormai è tipo giornaliera all'ospedale, quindi io vi faccio il video e poi corro subito in ospedale perché, come avevo detto in due video fa, sto avendo dei problemi gravi e sto cercando di fare il più possibile per voi, per portarvi il video, cercare di non mancare, ma tipo come ieri che mi è stato impossibile registrare, quindi spero che voi capiate. Comunque oggi, anche se non sto per niente bene, ragazzi, vi registro al volo questo video, lo edito e ve lo carico, così l'episodio, la serie può andare avanti. Allora, parlando di cose serie, ragazzi, nel video di oggi, attenzione signori, perché le cose si potrebbero finalmente sbloccare. Sapete che nell'episodio precedente Ronaldo ha trovato in flagrante tutti quanti, Trevor, no scusate, non Trevor, il fratello di Trevor, Travis, Michael, Franklin e suo fratello, con Jasmine e Samantha stordite. Ronaldo Junior, attenzione, è stato sparato, non sappiamo ancora se è morto, ragazzi, non si sa niente, quindi le cose stanno un po' sul lastrico, stanno su un filo inesistente, quindi guardate il video fino alla fine per scoprire che cosa succede ai nostri protagonisti, se il povero Ronaldo Junior ce la farà o morirà, poverino, chi lo sa, ragazzi, io spero veramente che ce la faccia. E ovviamente, ragazzi, a fine video saluto 5 di voi, le ultime 5 notifiche di Instagram, quindi mi raccomando, passate a seguirmi, venite a seguirmi, cercate Real Anthony, lo trovate qui in descrizione, così posso salutarvi anche nei prossimi video, quindi mi raccomando. Signori, eccoci qui, siamo nella situazione forse più tragica, più critica che forse Ronaldo ha mai passato nella sua vita, e anche Ronaldo Junior, che abbiamo chiamato un'ambulanza già da svariati minuti, ma il poverino è ancora lì a terra con tutto quel sangue, ragazzi. Immaginate voi che brutta cosa vedere vostro figlio, il povero Ronaldo, che si sta disperando, che sa che l'ambulanza ancora non può arrivare. Quando, ragazzi, servono l'ambulanza e la polizia, arrivano sempre in ritardo e poi è troppo tardi. E quindi, ragazzi, vedete, la situazione è questa qui. L'agente dell'FBI qui a fianco è quello che sta coordinando un po' questa operazione, che si è messo tutto quanto addosso, giubbotto antiproiettili, pistola, e stiamo cercando di andare avanti. Lì, come vedete, ragazzi, ci sono Jasmine e Samantha stordite, poverine, che sono KO, proprio non stanno capendo niente. Allora, io la cosa che vorrei sapere, ragazzi, da voi è se Michael, grande amico nostro, che dal primo episodio, ragazzi, dal primo episodio della vita reale, ci ha aiutato a trovare casa, è stato gentile, ci è venuto incontro, abbiamo avuto delle divergenze con Tracy, va bene, ma comunque siamo sempre rimasti amici. Michael, allora, spiegami perché? Dimmi perché. Stiamo ascoltando la spiegazione di Michael e ci sta dicendo che lui non sapeva assolutissimamente nulla, è stato chiamato da Travis e quando è arrivato qui ha visto lo spettacolo. E allora perché non hai fatto niente per fermare Ronaldo Junior? Spiegamelo! Guarda, guarda mio figlio! È steccato a terra! Stecchito, poverino! Ragazzi, così morirà dissanguato, ma vuoi arrivare sta ambulanza? Spiegami Michael, non hai nessuna ragione, hai torto assolutamente, potevi fermarlo Travis se davvero ci tenevi al nostro rapporto. E c'è da dire su mia moglie e la mia ex moglie? Guarda, sono lì! Ragazzi, sembra che stanno prendendo il sole e vogliono abbracciare la strada, il pavimento, perché hanno mancanza di sentimenti, non lo so. Ma comunque, ragazzi, forse in parte Michael ha ragione, se è appena arrivato non poteva fare nulla. Il vero aggressore, il vero infame è Travis, ragazzi. Però ovviamente noi non possiamo far più di tanto, perché, essendo il fratello di Trevor, lui ha fatto tutto all'oscuro di tutti. Non voglio che gli agenti dell'FBI si feriscano, Michael si ferisce, magari Franklin e suo fratello si feriscano, che non c'entrano niente. Magari un proiettile vagante nel fuoco incrociato colpisca Jasmine. Io propongo una cosa, attenzione signori, oh mio Dio, Ronaldo propone una cosa. Ha messo giù l'arma, che succede? L'agente dell'FBI, ragazzi, mi ha suggerito prima di non fare cavolate, ma ho un'idea. Ronaldo, che stai facendo? Ronaldo? Oddio, raga, questo è pazzo. Che stai facendo?
Oddio! Ronaldo, ma sei pazzo, tipo, c'ha la pistola puntata addosso, si spara, sei fottuto! E da quella distanza giubbotta di proiettile non ti servirà niente, o meglio, ti sembra che la pistola ce l'hai puntata alla gola. Attenzione ragazzi, momento critico, momento importante, momento chiave dell'episodio. Allora, c'è Michael che sta pregando a Travis di abbassare la pistola che ormai è finita, cioè, tra un po' arriveranno gli altri agenti dell'FBI che stanno anche chiamando loro gli altri agenti, quindi Travis ormai è finita, quindi potrai anche ucciderci, ma andrai in carcere e non uscirai mai più. Anzi, te facciamo fare la sedia elettrica, regà. La sedia elettrica per se hai ucciso mio figlio. E anche Michael, ragazzi, lo sta dissuadendo, gli sta dicendo: guarda, abbassa l'arma, ormai è finita. Anzi, aspettate, regà. Sentivo che stai dicendo Ronaldo, stanno tentando di parlare. E Ronaldo, regà, a sorpresona gli sta dicendo: se ce l'hai con me, togliamo le armi, abbassa le armi e risolviamo alla vecchia maniera, un po' come si faceva nei Fight Club. Levate con le armi, no? Perché con le armi non è facile, raga. Un colpo di pistola, bam! Ok, finito così. Invece, abbassiamo le armi, vediamo chi è veramente il più cazzuto. Fatti sotto, vieni qui. Dai, leva l'arma e vieni. Devo pensare che sei un codardo, ragazzi. Il fratello di Trevor è un codardo. Trevor avrebbe già accettato, secondo me. Attenzione, ragazzi, perché la lotta sta per avere inizio. Aia, no, non si attacca alle spalle. Non si attacca alle spalle. Randa, ti prendo. Che ti prendo? Tutto bene? Ragazzi, allora, stiamo tentando. Wow, tiragliele, tiragliele. Ragazzi, stiamo facendo a rissa con il fratello di Trevor, Travis. Intanto, le guardie dell'FBI stanno comunque tenendo un po'. Non lo so, cioè, stanno comunque tenendo la mira perché non si sa mai. Aia, ah, ah. Brutta infame. Quindi, ragazzi, alla fine io penso, no, che il problema ce l'aveva direttamente con me e Messi. Però forse di Messi direttamente con me, no? Prenda direttamente con me, buffone! Buffone, attenzione! Attenzione, ragazzi! Ronaldo sta picchiando duro! Oh mio Dio! Un sinistro! Un calcio dietro l'altro! Mamma mia! Travis sta per andare a terra, ragazzi. Il problema è che la nostra salute, la nostra barra di vita si sta quasi riducendo a zero. Cioè, siamo quasi morti! Ronaldo, devi stendere adesso! Stendilo! Stendilo! Se vai così! Mamma mia, ragazzi, forse dovrei fare il commentatore degli incontri di box perché, porca miseria, mi pagherebbero la cifra! Destro, sinistro! Pop, pop! Uno, due, tre, quattro e cinque! Bam! E adesso, Ronaldo, tocci di fondo! Prendilo! Se vado! Ragazzi, sembra che io abbia assordito Travis con il colpo segreto di Ronaldo Junior, non ci credo. Se mio figlio avesse visto sarebbe fiero. Ma arrivo, st'ambulanza! Sta morendo! E tu, cazzo, fa un morale della fine per Ronaldo. Oh, ma che diavolo! Oh! Madonna, scusa! Scusa, scusate, ragazzi, Madonna! No! Oddio! Sta sparando di una pistola che spara da sola! Oddio mio! Ma grazie per aver sparato, eh. Grazie, grazie veramente. Tranquillo, ce la potevo fare da sola. Stavo solo rischiando di morire. È svenuto sicuramente. Agenti FBI, arrestateli tutti, porca miseria. Non ci ho capito bene, manco io, cosa è successo. Ma due agenti dell'FBI hanno messo sotto arresto Franklin, Michael e suo fratello. Perché, ragazzi, no, magari può anche aver ragione, non sono immischiati in questa storia, però non sappiamo bene cosa. Cioè, per sicurezza, gli agenti dell'FBI preferiscono fare così. E da un lato li capisco. Michael, risolveremo la situazione se siete davvero innocenti. Infatti, si stanno lamentando, stanno dicendo che loro non c'entrano niente. Tranquilli, ragazzi. Ora devo preoccuparmi più che altro di Jasmine e Samantha. Il paramedico mi ha detto che stanno bene, sono state solamente drogate e si riprenderanno. Ma la situazione grave è quella di Ronaldo Junior. Ma che state aspettando? Portatelo nel fottuto ospedale, me lo devo portare io? Bene, ragazzi, situazione. Due agenti dell'FBI e il paramedico sono corsi subito in ospedale a portare Jasmine, Samantha e Ronaldo Junior, che poi il più grave è Ronaldo Junior, ragazzi. Speriamo che Ronaldo Junior non sia morto, perché se no poi come facciamo senza Ronaldo Junior, raga? Ci ha accompagnato per tanto tempo. E correre immediatamente, ragazzi, in ospedale da Ronaldo Junior. Dobbiamo correre subito. Ragazzi, sono corso subito qui nella sala dove tengono alcuni pazienti. Jasmine ha avuto un'emorragia mentre Samantha forse si sta riprendendo, ragazzi. Comunque mi dispiace per entrambi, per tutti e tre. Mentre, ragazzi, Ronaldo Junior è corso subito in ambulatorio, in corsia, proprio boom, però c'è che lo dovevano operare. Quindi, ragazzi, non sappiamo ancora niente di niente, sappiamo che hanno arrestato tutti, ma loro sono in condizioni critiche. Quindi, ragazzi, il video è finito. E che dirvi? Lascio a voi i commenti un bel mi piace per supportare il video, soprattutto per supportare me in questo periodo. Veramente non ce la posso fare. Quindi mi raccomando, un bel mi piace per il supporto, ragazzi. Iscrivetevi al mio canale che
Mi raccomando, attivate la campanella notifiche così non vi potete perdere niente, non vi perderete nessun video. Quindi mi raccomando, ragazzi, attivate la campanella delle notifiche. Vi ricordo che in descrizione trovate le mie maglie ufficiali in edizione limitatissima, quindi passateci. E come vi avevo anche promesso, ragazzi, saluto le ultime 5 notifiche di Instagram. Per cui voglio salutare Giovanni Mastroeni 03 Official, Lorenzo Simonetti 2009, Giovi 25 95 11, Roby Gaspa 07 e Christian 05. Questi sono i 5 di oggi, ragazzi, e se anche voi volete avere la possibilità di essere salutati dal nostro CR7 nei prossimi video, mi raccomando, il mio Instagram lo trovate in descrizione con Real Anthony, ok? Quindi mi raccomando, venitemi a seguire così vi posso salutare. Ci sentiamo al prossimo video, che spero sia quello di domani. Grazie a tutti per la visione, ragazzi, ci sentiamo al prossimo video. Ciao!